Se non ci sono altri interventi, poniamo ai voti il subentro della consigliera Iacomino. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. E chi si astiene. Quindi il Consiglio Comunale all'unanimità dei presenti accoglie la consigliera Iacomino, che prego di entrare in aula. Grazie. Benvenuta tra di noi, il mio personale augurio, quello di tutta quanta l'amministrazione e del Consiglio Comunale. Grazie. Inoltre esprimo i ringraziamenti per essere qui oggi, e questo lo devo ai miei figli che hanno voluto fortemente che io facessi questa esperienza, e agli elettori che ovviamente mi hanno riposto in me la loro fiducia. Pur sedendo in questi banchi, tengo a precisare che non mi asterrò da dar voce ai miei elettori, perché stare in minoranza non significa non poter fare dei passi avanti e non avere il diritto di essere sentinella del rispetto del programma da voi proposto. Mettiamo in votazione i verbali della seduta precedente. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Quindi noi abbiamo, per piacere potete rimanere, quindi abbiamo con i verbali vengono approvati con potete alzare gli astenuti per cortesia, con 8 astenuti. 8 astenuti. Chiedo scusa se interrompo, Presidente. A fronte del rilievo legittimo, noi non risolviamo così il problema. Perché dobbiamo, quando parliamo di 8 astenuti, dobbiamo indicarli sistematicamente. Senza segretario, possiamo procedere con l'appello nominale? No, un attimo soltanto. E così risolviamo il problema. Per cortesia, un attimo soltanto. Adesso faremo anche i nomi dei consiglieri. Chiedo scusa, consiglieri, io non ci, mi capisce che io non ci sono valutazioni vostre. Adesso lo faremo. Giustamente, allora, a fronte dell'istanza. Abbiamo 8 consiglieri che si sono astenuti al voto, che sono il consigliere Salerno, la consigliera Borriello, il consigliere Guarino, il consigliere Caldarola, il consigliere Piccirillo, la consigliera Iacomino, il consigliere Gargiulo e il consigliere Gramigna. Poi abbiamo chi invece ha accolto la proposta di delibera, sono invece i consiglieri rispetto a quelli che abbiamo in aula. Perfetto. Il consigliere Ciavolino invece è contrario, con la consigliera Stilo, tutti quanti gli altri presenti in aula invece sono favorevoli. È assente il consigliere Brancaccio. Il consigliere Brancaccio come si è espresso rispetto alla votazione sui verbali della seduta precedente? Prego, consigliere Meli. Presidente, sindaco, colleghi consiglieri, assessori, pubblico da casa. Chiaramente mi meraviglia che all'epoca, quando è stata emessa questa delibera, molti consiglieri adesso firmatari di questo consiglio monotematico avevano i propri rappresentanti in giunta. Quindi mi meraviglia che adesso, dopo un po' di tempo, hanno cambiato idea. Cosa invece che non abbiamo fatto noi, che in qualche modo, quando eravamo dall'altra parte e avevamo qualche idea diversa, abbiamo cercato in qualche modo di portare all'interno di questa nuova maggioranza delle idee che possano in qualche modo accontentare un po' tutti. Perché il centro di raccolta, quindi, è sicuramente un qualcosa di necessario per la città di Torre del Greco, vista comunque la difficoltà nella gestione dei rifiuti che da anni crea problemi alla nostra città. Chiaramente ritroviamo spesso in giro in città elementi, rifiuti che chiaramente probabilmente la gente non sa dove andare a sversare. Quindi trovare in giro tutti quei frigoriferi, quei RAI, quegli pneumatici o soprattutto inerti che molte volte magari i cittadini hanno difficoltà a sversare, ci convince sempre più del fatto che un centro di raccolta sia necessario per la città di Torre del Greco. Sindaco, colleghi consiglieri, pubblico da casa. Presidente, sulla sospensione del Consiglio, lo dico senza giri di parole,
è l'ennesimo tentativo di mettere il bavaglio su una questione centrale, è l'ennesimo tentativo di non farci discutere e di sviare il problema, di non votare questa delibera e di non palesare il disinteresse per la programmazione e le azioni che possono portare un miglioramento alla città di Torre del Greco, o quantomeno di provare a dare un segnale di quella che è la vostra visione, perché questa maggioranza abusiva per l'ennesima volta sta usando questi numeri, purché risicati, per bypassare la discussione, ci sta impedendo per l'ennesima volta di arrivare alla discussione. Voglio ricordarlo perché la gente a casa lo deve sapere, Presidente, che questa, noi abbiamo chiesto un consiglio monotematico il 27 gennaio 2020 e lei artatamente non ce l'ha fatto convocare nei tempi, è arrivato fuori, abbiamo dovuto scrivere al prefetto per far sì che il nostro diritto venisse conclamato, e oggi sta permettendo per l'ennesima volta una sceneggiata. Io vi aspetto qua in aula, come penso che vi aspetteranno i colleghi di opposizione. Tornate dopo 10 minuti, non scappate dalla discussione. Perfetto, grazie. Il mio voto ovviamente è contrario alla sospensione. Certo, non avevo dubbi. Grazie consigliere Caldarola. Io su questa vicenda oggi siamo chiamati a discutere la delibera che parla del centro raccolta, chiedo scusa, del centro servizi. La sospensiva non può essere cambiando un progetto. Chiudo dicendo che non può essere fatta una sospensiva se non per dire ritiriamo la delibera, perché la parte gestionale, che forse nessuno comprende che significa, è andata avanti, questo progetto ha consumato degli effetti, il sindaco però l'ha ritirato dall'attenzione del Consiglio Comunale, ok? E l'ha ritirato tempo fa opportunamente per poter decidere cosa fare, ma non ha dato nessun indirizzo alla gestione, che ha consumato, a mio avviso, un reato penale in punto urbanistico. Ha già consumato un reato penale consumando soldi pubblici, perché io consigliere comunale non ho dato nessun mandato, io che sono tenuto ad esprimermi, non ho dato nessun mandato alla gestione, il sindaco sì. Grazie consigliere. Ma non ne aveva competenza, perché competenza consigliere Ciavolino, per cortesia, grazie. Quindi sono contrario alla sospensione. Grazie. Uno soltanto, va bene, d'accordo, prego consigliere Guarino. Grazie Presidente, sindaco, assessori, consiglieri, cittadini che ci ascoltano da casa. È evidente che stamattina si consuma un'ulteriore improvvisazione politica in questo Consiglio Comunale. È evidente lo scoramento che c'è tra il sindaco, la giunta, il Consiglio e la parte gestionale. Un'evidente difficoltà che esprimete voi consiglieri di maggioranza in quest'Aula, perché questo è un argomento proposto dalla Giunta all'attenzione del Consiglio da mesi, e ci ritroviamo oggi, un Consiglio Comunale iniziato già con ritardo dopo un'ora, ci ritroviamo una richiesta di un consigliere... Il Consiglio Comunale è ritornato in ritardo, mi dispiace. Presidente, però non deve interrompere, dopo fa tutte le sue... Però non deve interrompere. Giusto che sono contro questa sospensione, anche perché sicuramente non si vuole affrontare il problema. Voglio rivolgere solo una parola al consigliere Mele, che dice quando stava dall'altra parte. Secondo me lui sta ancora dall'altra parte, perché come ci insegna il primo articolo della Costituzione, il popolo ha espresso, l'ha votato, addirittura ha fatto il ballottaggio contro Giovanni Palumbo, e le persone che l'hanno votato mo si trovano con Giovanni Palumbo. Grazie della facoltà. Darò subito la mia dichiarazione di voto, mi permetta come dichiarazione imprevista, se vuole faccio appello all'articolo del regolamento che ora non mi viene in mente. A seguito di quest'ultimo suo passaggio mi duole ricordarle che lei è garante della democrazia, sì, e ciò che ha appena provato di fare è estremamente lesivo della democrazia. Tutti abbiamo diritto di parola, a volte anche di sbagliarci. Non è giusto che chi è garante della democrazia sottolinei alcuni comportamenti, e quindi mi permetta di dirle che il suo comportamento è stato oltremodo offensivo nei confronti di tutti. Va bene. Detto questo, la nostra dichiarazione di voto è negativa, perché concordiamo con quanto espresso dal collega Caldarola, è artefatta e pretestuosa. Sul garante della democrazia. Sì. Presidente, sindaco, assessori, consiglieri, pubblico in aula e pubblico da casa. Allora,
La mia dichiarazione di voto ovviamente è negativa per quanto espresso dal consigliere Caldarola, quindi dagli altri consiglieri che hanno evidenziato un'approssimazione, un'incompetenza totale di questa amministrazione che arriva in aula per votare questa porcata, perché una porcata si tratta. Perché cambiare destinazione d'uso da mercato ortofrutticolo a discarica, questa si chiama porcata, perché non è immaginabile, è una follia. Presidente, mi scusi e mi autorizzi ad usare questo tono, perché state cambiando l'oro, state mutando l'oro in escrementi. Noi abbiamo un mercato ortofrutticolo che è volano di sviluppo di un'area di Torre del Greco, volano di sviluppo della città di Torre del Greco, ne volete fare una discarica per tutte quelle zone, per tutti quei cittadini che abitano in quella zona. Le ricordo, Presidente, che vedranno svalutati i propri immobili. Presenti 11, assenti 14. Benissimo, quindi con la presenza di soli 11 consiglieri comunali il numero legale non è costituito e pertanto dichiaro chiusi i lavori del Consiglio Comunale della città di Torre del Greco. Come ha detto il consigliere? No, io ne ho una facoltà che adesso mi avvoco e vi comunicherò nel bel... Chiaramente verrà riproposto lo stesso monotematico, verrà riproposto tranquillamente.